Il San Sepolcro in tenuta completamente bianca ospita una delle squadre più attrezzate del campionato, il Follonica Gavorrano. Per i padroni di casa l'imperativo è muovere la classifica e Bricca, allenatore del San Sepolcro, schiera in avanti Ferri Marini, Longo e Mariotti, un tridente dunque. Al primo minuto è il San Sepolcro a rendersi pericoloso con la conclusione di Ferri Marini, ma il portiere Philips si distende con deviazione in calcio d'angolo. Passano 5 minuti, la replica del Follonica Gavorrano arriva con Marchegiani. Buona la sua girata con la palla che sfila fuori, non di molto. Al 23esimo, buona ripartenza del Sansepolcro. Longo prende il tempo a Dierna, ma l'ex Amaranto lo stende e si prende il cartellino giallo. Alla fine del primo tempo, l'allenatore del Follonica Gavorrano lo lascerà negli spogliatoi. Al 31esimo, azione insistente del Sansepolcro che porta al tiro della Spoletina, ma la sua conclusione diretta verso la porta è intercettata involontariamente da Ferri Marini. Al 43esimo, ancora pericoloso il Sansepolcro, in chiusura di tempo con il cross di Mariotti, la testa di Pier Marini che indirizza in porta, ma salva con un intervento di testa il giocatore Dierna. La ripresa vede al quarto minuto la punizione per il Follonica Gavorrano, calciata da Losicco, ma il portiere del Sansepolcro Guerri blocca a terra. Al 20esimo, conclusione al volo ancora di Losicco, la palla però finisce fuori. Al 21esimo, il Sansepolcro ha l'occasione per sbloccare la partita con Ferri Marini che impegna seriamente il portiere Philips che respinge. Buzzi mette la palla in mezzo, ma Longo a porta vuota cicca clamorosamente la palla che poteva essere quella del vantaggio. Al 32esimo, infine, ancora il Sansepolcro pericoloso con la percussione di Buzzi che calcia forte, ma ancora una volta il portiere Philips blocca a terra. Buona partita per entrambe le formazioni che si sono affrontate a viso aperto, è mancato solo il gol. Andrea Bricca, mister del Sansepolcro, possiamo dire un Sansepolcro decisamente in crescita, è mancato solo il gol. Sì, è sicuramente un passo in avanti. Comunque venivamo da tante partite difficili come l'era oggi, perché il Gavorrano in questi ultimi anni arriva a seconda, terza, quarta, vince la Coppa Italia e anche quest'anno arriverà tra le prime cinque sicuramente. Quindi la prestazione è stata veramente importante e un pizzico di rammarico, se mi posso permettere, sono contentissimo così e forse potevamo anche vincerla. Bel gioco, fraseggio, raddoppi, triangolazioni, insomma, una squadra in crescita. Sì, no, mi è piaciuta tanto volevamo dare una risposta alla società, volevamo dare una risposta alla città e questo è stato fatto, perché comunque anche domenica, soprattutto il secondo tempo a Livorno, abbiamo fatto una buonissima prestazione. In quello che ci eravamo preparati tutta la settimana, cioè nell'essere compatti, nel giocare anche qualche volta non solo con i piedi ma con il cuore, quello ci siamo riusciti pienamente. Di questo sono molto soddisfatto e ringrazio tutti i ragazzi. Io penso che sia da ringraziare anche il pubblico che ha apprezzato la prestazione e vi ha salutato, con energia anche alla fine. Assolutamente sì, è un uomo in più, in queste categorie non è scontato avere un pubblico del genere, c'è un attaccamento, un entusiasmo che noi dobbiamo essere bravi con queste prestazioni a mantenerlo. Quindi grazie, grazie a tutti. Perfetto. Marco Masi, allenatore del Follonica Gavorrano, una bella partita giocata a viso aperto, il pubblico si è divertito, possiamo dire che è mancato solo il gol. Sì, 0-0, quindi è mancato sicuramente quello. Siamo partiti, credo, bene, abbiamo fatto 25 minuti, mezz'ora bene, poi c'è stato un quarto d'ora dove abbiamo un po' sofferto. È anche vero che stiamo giocando con un caldo assurdo e quindi le energie lasciano un po' il tempo che trovano. E questo l'abbiamo visto soprattutto nel secondo tempo, dove le due squadre veramente erano stanche, le idee si sono un po' più annebbiate, quindi il secondo tempo è stato più equilibrato, ma senza grossi sussulti, credo, da parte di nessuno. E in effetti nel primo tempo maggiore la pressione del Follonica Gavorrano che ha peccato forse un po' di lucidità davanti alla porta. Sì, credo che abbiamo contato
11 cross che hanno attraversato l'area, non siamo mai stati, non abbiamo presidiato bene l'area, non siamo andati mai a chiudere queste traiettorie. Però adesso siamo questi. Oggi secondo me abbiamo fatto qualche passetto in avanti come sviluppo del gioco, però credo che possiamo fare molto di più, bisogna essere più cattivi, più determinati. Credo che insomma siamo sulla strada giusta, speravamo di essere un po' più avanti, però questo adesso riusciamo a sviluppare questo, quindi bisogna avere pazienza. Domenica ci attende una partita importante che potrebbe essere anche un'occasione importante. Follonica comunque, Gavorrano sempre protagonista anche in questa stagione. Ma l'augurio è quello, l'auspicio è quello, poi sta a noi confermare queste aspettative sul campo.